Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Ci eravamo lasciati da questo splendido tramonto nell'Appennino tosco-emiliano, dalla famigerata casetta di Baudo. Come avete potuto ben vedere nell'episodio precedente, sono sul percorso della Via degli Dei che da Bologna mi porterà fino a Firenze. Dopo la prima tappa che ci ha portato dalla splendida Piazza Maggiore di Bologna fino a Baudo, un piccolissimo paesino dell'Appennino tosco-emiliano, oggi si riparte per la seconda tappa che ci porterà fino a Madonna di Fornelli. Se siete curiosi, venite con me. Il trekking sta per iniziare. Ciak! Si gira! Buongiorno, l'alba del secondo giorno della Via degli Dei. Mamma mia. Siete pronti? Venite con me. Il secondo giorno consecutivo. Ma come stai io? Come sto? Come lo stronzo. Buongiorno, buon cammino. E sì ragazzi, salire fin quassù al Montadone è stata un'emozione e un'esperienza unica, perché sì, è vero, questi cammini o trekking, come dir si voglia, ti tolgono tanta energia fisica, ma poi ti ridanno indietro quello che in gran parte ognuno di noi cerca quotidianamente nella propria vita: pace e serenità. Che bel pollaio, eh? Il galletto com'è contento di avere un bel pollaio così. Qua davanti ci sono i miei amici. Non basta mai il tempo, domani arriverà lo stesso. Voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose. Ah, ma io devo mettere la maglia.
quickly waited on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better? Ma dopo essere ridiscesi dal montadone a un passo alla volta, tra una chiacchierata e una cantata, siamo arrivati a Monzuno per l'ora di pranzo, dove abbiamo fatto una piccola sosta nel bar del centro a base di piadina e Coca-Cola. Ma qui, cari amici miei, il mio amico di viaggio Cristiano causa un piccolo problema al piede e decide di fermarsi. Di lì a poco sarebbe arrivato in macchina il proprietario dell'albergo Poli, dove la sera avremmo dovuto alloggiare, per portarlo direttamente all'albergo. E sì, cari ragazzi, la Via degli Dei offre anche questo servizio. Mentre invece io continuavo i miei restanti 15 km fino a Modena di Fornelli insieme alla mia compagna di viaggio conosciuta in cammino di nome Anna. Anzi, colgo l'occasione per salutarla e si va, e si continua fino a Modena di Fornelli. Ciao ragazzi, a dopo! Sì ragazzi, eccoci qua, anche la seconda tappa è oramai giunta al termine. Dal Monte Adone a Madonna di Fornelli ho percorso circa 30 km in una giornata molto molto dura, ma alla fine saranno i passi brevi che ti faranno compiere lunghe distanze. Non avere fretta, passo dopo passo arriverai ovunque. E questa è la massima della giornata. Ciao ragazzi, alla prossima! Anzi, alla prossima tappa che ci porterà da Madonna di Fornelli fino a San Piero assieme. Restate con noi, mettete un like al video e seguitemi sul mio canale. Ciao ragazzi, alla prossima! Camminerò a un passo da te. Chi è? L'hai fatta? Mamma mia. Come andava? E beh, una bella botta. Hai fatto bene a venire in minor, che... Io sono...